Sì, ma questo è l'asilo più inquietante che io abbia. Porca miseria, eccolo laggiù. Ciao, piccolo stellino. No, 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 no. Oh, oh, sta arrivando qua. Che succede, eh? Oh, 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 oh. No, no, era dietro. Ah, c'è il ragno, c'è il ragno. Ah! Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti su Garden of Banban capitolo 1. Allora, da circa un mese nei commenti, in tantissimi, mi state chiedendo di portare questa nuova serie horror, presumo, di videogiochi. Non la conosco, non ne so nulla. Ho visto che il primo capitolo era gratis, mi sono messo a scaricarlo su Steam e da quello che vedo è già uscito anche il secondo. Come ho detto, non so di cosa si tratti, sarà il tipico gioco horror in cui sei un bambino che deve tentare di fuggire da un asilo pieno zeppo di creature che poi, insomma, proveranno a sbranarti la faccia. Ti jumpscarano e tutte cose? Siete dei bastardi, non potevate chiedermi, non lo so, di giocare al solitario di Windows? No, quello no, è troppo tranquillo. Ah, le voci dei bambini in sottofondo. Per un parente alla ricerca del proprio figlio scomparso, il tempo è un concetto molto importante. Clicca sull'orologio per far passare il tempo. Ok, quindi devono essere spariti dei bambini. La porta è aperta. Otto, guarda, cos'è? Cioè, è uno schizzo di sangue sulla parete o è qualcosa tipo di... il fumo nero tipo Lost? Oh, ottimo. Sarò io il bambino scomparso? Bella domanda. O sto per diventare un bambino scomparso? Buongiornissimo! Ok, sì, so come ci si muovono i videogiochi, grazie. Ok, non siete poi tanto inquietanti per adesso, questa sarà la versione pucciosa, degli, chiamiamoli animatronici, non saprei come altro definirli, che dovremmo andare ad affrontare. C'è un dodo, porca la miseria, sapevo che prima o poi i dodo me l'avrebbero fatta pagare. Allora, noto con sommo dispiacere che ci sono diverse porte, un interruttore ad onde che non riesco a premere. E questa deve essere la porta dell'uscita. Aprite! Aprite, premi quell'interruttore, ragazzino. Porca la miseria. Perché sono rimasto nell'asilo dopo l'orario di chiusura? Jumbo Joss ti dice: mangia la frutta e la verdura per diventare forte come me. Yay. Buongiorno. Qui invece abbiamo la mensa. Vediamo un po' cosa c'è nei distributori. Tutti vuoti. Marone, è l'asilo dei poracci questo? È qualcosa di assurdo? Ok, vediamo dietro il bancone. Aha! Ho trovato un tesserino blu. Perfetto, che presumo servirà ad aprire la porta blu. Ok, apriti, sesamo. Oh, buon salve. Sembra che abbiano requisito un drone a qualche ragazzino. Per il resto abbiamo un'altra porta qui che purtroppo non si apre. Un documento. Cara mamma, mi sto nascondendo in una stanza, ma ho dovuto combattere il mostro. È la mia unica possibilità di fare in modo che Claire si innamori di me. Io, il mostro, Claire. Ok, c'è tipo un dodo che si aggira per i corridoi. Che credo sia un dodo. Questo lo posso prendere. Aha! Sì, però il drone non funziona. Drone, muovete. Il telecomando ha bisogno di due batterie. Ah, e io dove cocchio le trovo adesso due batterie? Non le ho viste in giro, in effetti. Peraltro, computer degli anni 90. Wow, ok, siamo ritornati indietro nel tempo. Ti ha fatto cadere il cestino. Facciamo finta di nulla che è meglio. Forse... queste non c'erano prima. Sono abbastanza sicuro che queste non ci fossero. E l'altra è di qua. Ottimo. Quindi ora il drone dovrebbe funzionare? Come faccio ad attivarlo? Buongiorno. Ci posso tipo salire sopra? Azundena! Purtroppo ci passo attraverso. E come lo posso utilizzare? Premi il tasto sinistro per muovere il tuo giocattolo. Aspetta, ma ci posso attivare gli interruttori? Vediamo un po'. Lo punta e... ok, interruttore attivato. Mentre invece se faccio tasto destro, come potete notare, posso far teletrasportare il drone nella stanza più vicina a me. Allora, vediamo se riesco ad aprire la via d'uscita, che non mi dispiacerebbe proprio per niente. E tutto questo per... oh no, ha aperto la porta interna, che stracocchio. Ok, buongiorno, buon salve. La possiamo risolvere civilmente. Lei chi è dell'allegra banda? È il dodo. È lo stracocchio di dodo. Ciao dodì. Oh no. Il dodino. No, sì, certo. E io vado in quella stanza buia e oscura, ma neanche morto. Perché non riesco a passare? Buon salve. Ma c'è un vetro. Mi sa che c'è un vetro, sono io che non lo vedo. Ok, questa è la stanza dove i bambini giocavano. Spavento, sedia DM, porca la miseria. Ban Ban dice: condividere è importante, il tuo pancreas è mio. No, no, il pancreas mi serve. La fine è arrivata, che culo. Allora, teletrasportiamo quel cocchio di drone. Riesco ad attivare l'interruttore? Il problema è che c'è un vetro. Ciccio, schiantati sul vetro senza il benché minimo rispetto. Drone, ho detto schiantati sul vetro. Il comando è rosso tuttavia, quindi lui non può distruggere i vetri. Ah, che rottura di scatole. Aspetta, mamma, posso entrare? Quindi se io faccio così invece... vieni, vieni, che sicuro non ci sono problemi. Spara fuori tu.
Marone, ho spaccato veramente fuori tutto. Questo è l'angolo dei bambini cattivi. Ah, ma piccoli stellini. Ora me lo attivi cortesemente? Quindi non gli posso dire di schiantarsi su un vetro? Vabbè, non ha funzionato. Probabilmente non c'è corrente. Dicevo, non posso dirgli di schiantarsi sul vetro, ma se gli dico di puntare verso una parete e di mezzo c'è un vetro, lui lo sfonda senza il benché minimo rispetto. Ah, mi serve un'altra scheda. Sulla cattedra non vedo nulla. C'è un'altra porta qui con... c'è qualcosa là dentro, tuttavia non la posso aprire. Forse quell'interruttore servirà proprio per aprire la suddetta porta. Ok, provo ad andare da questa parte. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. E basta con ste sedie. Io ho la tessera blu, quindi dovrei poter attivare la corrente, eh. Oh, oh mio Dio. Sì, ma questo è l'asilo più inquietante che io abbia. Porca miseria, eccolo laggiù. Che io abbia mai visto? Non c'è neanche mezza finestra. No, ma stiamo scherzando. Sto coso si muove. Se ti muovi, giuro che ti disinstallo la faccia, ceffoni. Ok, non credo che si muova. C'è l'impronta di un bambino sul becco, peraltro. Mi fai proprio schifo. La missione di Opila l'uccello. Sembra che abbia bisogno di mangiare 6 uova e mi daranno un premio. Possiamo andare da questa parte? No, ci sbarrano la strada, purtroppo. In effetti la sala con le palline sembrerebbe essere chiusa. Ah, guarda, nel frattempo ho anche trovato un uovo. Ma ci posso salire? No, non posso interagire con nulla, tristezza a palate. Ok, 6 uova. Sicuramente ce ne saranno alcune qua sulla giostra. Qua, come cocchio si chiamava? Le adoravo queste giostre quando ero un bambino. Vediamo un po'. Non posso entrarci, dai! Che mi sale un'infanzia assurda. Non so quanto saranno effettivamente nascoste bene. Oh, tu guarda, un interruttore. Tutto questo, che cosa ha attivato? Perfetto, direi che questa zona l'abbiamo ripulita. Diamo un'occhiata qui dei tavoli da picnic. C'è un altro documento. Ah, sono gli sticker della giornata. Porta un amico. Si prega di rimuoverli con cautela. Non ho potuto rimuoverli però. Adesso sono curioso. Ok, abbiamo un ulteriore uovo anche qua. Uno sarà sull'albero. Vediamo un po'. Maronna, questo è l'albero più inquietante e schifoso che io abbia mai visto. Ma... aspetta, 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 aspetta. C'è un altro qui. A quanto stiamo? A 4? Io dovevo arrivare a 6. Vediamo un po', che intanto gli metto un po' di uova in bocca. 1. Con quale suono strano non me lo dici? 2. 3. E 4. E... ok, ok, ok. Ne devo trovare altre 2. Dove poi l'avete nascosta? Allora, c'è una barchetta piccolina in Canada con un ovetto all'interno. Ok. Ovviamente me ne doveva mancare uno, perché mai una stracocchia di gioia. Ah, non mi ero accorto. Drone, cortesemente teletrapportati qua e premi il suddetto interruttore. Perché non me lo fa premere? Drone? Ah, eccoti, non ti avevo visto. Ci ho sparato tutta birra. Ok, devo aver fatto qualcosa di giusto. Gioco, sei di una cripticità veramente incredibile. Aspetta, 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 c'è un'altra stanza anche qui. Ah, mi servono una marea di tessere colorate. Bambalina dice: la gentilezza è gratuita, quindi spruzzala dovunque, un po' come il tuo sangue. Ma vabbè, dettagli. Aspetta un attimo, non c'era un uovo lì? Non c'era prima, ve lo giuro. Ok, abbiamo tutte le uova. Giuro che se ti muovi dopo che ti ho nutrito, ti do fuoco a tutta la famiglia. Posto? E tutto questo? Per cosa? Perché io ho completato la quest. Buongiorno. Oh, vabbè, è uscita una tesserina arancioncina dalla sua bocca. Ah, non so come tutto ciò sia possibile. Tuttavia, ora possiamo attivare questo. Oh, adesso l'interruttore è attivo e raffo. Perfetto. Ok, vai drone, schiantati. Perfetto. Aha, si è aperta la porta in fondo con un martello ed un ulteriore documento. Distrazione a 1. Uno cosa? Forse dovevano creare una distrazione alle 1? Oh, va che ste sedie sono davvero possedute dal demonio. Mio Dio, aspetta, che c'era un'altra arancioncina anche qui, o sbaglio? No, non è lo stesso arancione, scusi, sono daltonico, porti pazienza. Capitan Fiddles dice: uga buga buga uga. Guardi che credo che sia leggermente offensivo tutto ciò, ma facciamo finta di nulla, che è meglio. Allora, con il suddetto martello dovrei forse poter rimuovere queste tavole. Non ci potevi passare sotto, no. Sarebbe stato troppo semplice. Questa è la piscina con le palline. Quanto cocchio è grosso. Premi barra spaziatrice per saltare. Ok, all'occorrenza possiamo farlo. Che ho fatto? Che ho attivato? Non ho toccato nulla. Ah, aspetta, mi sono accorto solo adesso che c'era un pannello anche qui. Facciamo partire la corrente, la luce. Non vedo niente. Cos'è sta roba? Ma questo è senza fuoco. Ma porco bioia, posso volare di sotto. Ci salgo sopra?
Come funziona? Oddio mio! Perché non parti, porcaccia la miseriaccia? Sono confuso. Aspetta che clicco qui. Ah, ah, si muove, si muove, aspetta! Non mi aspettavo si attivasse così all'improvviso. Oh, oh. Oh no! Cos'è quello? Perché c'erano delle impronte sulle pareti? Oddio mio. Ok, se volo di sotto ci schiatto. Ok, fammi uscire. No, beh. Ma che giro del manga fa sta cosa? Ah, ce n'è una dall'altra parte che ti riporta indietro. Cosa c'è là sotto? Ehi, che era? Mi fa all'improvviso? Allora, qual era il mio colore? Cioè, no, fatemi capire bene, a uno che è daltonico gli chiedete qual è il mio colore. Ok. Ciao drone, ti teletrasporto qui perché vedo che c'è un interruttore furbino lì. E poi mi dice che devo saltare. Non so cosa tu mi stia chiedendo, vediamo un po'. Io solo, io volevo giocare con Uccello del Buco. Ho detto che suona male. Ma tutti mi hanno abbandonato. Tutti hanno fatto la festa senza di me. La signora Mason mi ha visto ma se n'è andata. Io ho paura perché dal buco escono rumori orribili e i miei amici hanno urlato verso di lui, verso il buco quindi. Ma l'uccello è divertente. Tutto molto chiaro e decisamente poco ambiguo. Allora, questo era rosa, credo. C'è solo un piccolo problema. Il telone, essendo daltonico, alcuni colori li confonde, ma popo una cifra. Non è che abbiamo uno schemino da qualche parte, quindi quell'uccellino si trova là sotto e verrà a farmi bubusettete. Molto, ma molto in fretta. Allora, questo era verde. Ma questo è giallo o è verde? A me sembra giallo. Oh mio Dio. E questo è verde? Credo. Aspetta, questo è Uga Buga. E se non ricordo male, era blu. Ok. La tizia qui era... Lui era rosso sicuro, quindi la tizia mi pare che fosse color bianco. Questo è bianco e rosa, non lo so. Non potevate farlo in un altro modo, sto enigma, no. Ok, questo è decisamente molto più bianco, quindi quello è rosa. E... questo era arancione, mi pare che fosse arancione. Li premo in continuazione. Se ho azzeccato gli altri, questo automaticamente si dovrebbe attivare. Ok! Il telone è meno daltonico del previsto. Scheda arancione... recupera! Che succede? Recuperata? Dove stai andando? No. Perché quel codo si muove da solo? Oh, perfetto. Ciao, piccolo stellino. No. Oh, sta arrivando qua. Drone veloce. Drone più veloce. Ma il pulsante non è ancora attivo. Ok, là, torna indietro. Torna indietro. E ora vai là. Oh, porca la miseria. Oh, no. Vai lì. Ciao, piccolo. Come va? Tutto bene? Non mi saltare in faccia. Non mi... Oddio, sei inquietantissimo. No, aspetta un attimo, dammi un secondo, non mi sbranare la faccia. Ci sono dei problemi tecnici col drone. Vai. Drone, datti una mossa. L'uccello si sta avvicinando anche troppo. Sono morto. Sono tanto morto. S cosa? S lunga? Un S normale? Non lo so nemmeno io. Da che parte mi fai ricominciare, di grazia? Premi E per essere reincarnato. Che bella cosa, pratico, forse così anche nella vita vera, santo cielo. Ah, ok, ritorniamo esattamente al momento in cui il simpatico Dodo lì è venuto a farmi bubussette, te. Ciao. Dio, quanto non è inquietante. Ok, aspettiamo che scenda. Abbiamo parecchi secondi, come avete visto. Vai, attivalo. No. Pepepepe, ti stai avvicinando troppo? Ti stai avvicinando decisamente troppo? Ok, vai. Che succede? No, non mi giro neanche, mi stai seguendo. Sì, mi stai seguendo. Oh, porca la miseria. Ostra, super, porca la miseria, aspetta. Aspetta, sono volato io di sotto. Ok, c'è quel cocchio di sedile davanti che rompe le scatole. ST, Strunz, no, non lo so cosa mi stai chiedendo. Ciao Ciccio, che piacere rivederti, aspetta. Mi ero dimenticato di attivare il drone. Vai, veloce. Un attimo, sono subito da lei, Hai attivato? Ha sbattuto male. Ok, grazie della pazienza. Corri. Aspetta. Ok. Vai. Aspetta giusto un minimo di tempo. Ok, ce l'ho fatta. Corro via. Mi sta ancora seguendo? Oh, non riesco a passare. Aspetta, ma non vale. Ma c'era un muro invisibile. Ma è una truffa. Ma cos'è? Ma stia scherzando. STH. Porca miseria, ma moglie anche gli enigmi e i rebus devo fare. Ok, perfetto. Piattaformina attivata. Ciao Ciccio. Veloce, attivala. Aio, buono, devi stare. Dai che l'avevo attivata chiaramente, ma è una truffa. Ok, dobbiamo farlo cadere di sotto in qualche modo, altrimenti io sono fregato.
A prescindere, vai, 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 vai. Aspetta, 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 lo so. Ah, si è rialzato, si è rialzato. Aspetta, aspetta, che faccio? Attivo questo? Attivo questo, che faccio? Oh, ok. Perfetto, ho giusto un po' di sensi di colpa perché sembrava tipo l'urlo di un bambino. Ok, deve essere precipitato malissimo di sotto. Meglio così, meglio così. Allora, abbiamo ottenuto una tessera il cui colore mi sfugge perché ero terrorizzato negli ultimi minuti, ma vabbè, dettagli. E presumo che mi servirà per aprire una di queste porte, forse eri tu. Yay! Aspetta che non arrivi qualcun altro nel frattempo. Buon salvissimo. Ok, vediamo se c'è altro. Abbiamo un interruttore lì da attivare appena possibile. Un altro documento. E un biglietto aereo. Ok, data 2016. Da Montreal a Madrid. C'è un QR, aspettate che controllo il QR così per simpatia. Ok, mi ha collegato a una pagina che dice: congratulazioni, ce l'hai fatta fino al Jumbo Josh Lounge. Qui è dove Jumbo Josh e i suoi fratelli vengono per riposarsi. Gli ospiti che non sono stati invitati di solito vengono trasformati in poltiglia. Ma sembra proprio che tu ti sia impegnato veramente un sacco per cercare di raggiungere questo posto. Pertanto puoi stare quanto ti pare, ma accendi della musica rilassante, mangia della torta e fatti degli amici. Sì, certo, guardi, sarà esattamente quello che farò. Però questo interruttore non è attivo. Buon salve? Devo forse attivarlo io in qualche modo? Aspetta, vediamo se possiamo aprire qualcos'altro. Mi deve essere sfuggito qualcosa. O c'è un interruttore segreto da qualche parte di cui non mi sono accorto? Però non vedo... Aha! Ovviamente c'è un interruttore segreto. E tutto questo per aprire cosa? Ah, beh, si è attivato il pulsante? Ottimo. Dronino, vatti a schiantare senza il benché minimo rispetto. Che lavoro di M sto povero drone però, Il suo unico compito è schiantarsi sulle cose. Non è accaduto nulla, buongiorno. Ah, ok, si è attivato adesso il tastierino numerico, me ne sono accorto dopo. Ok, buongiorno. Perché c'è il pavimento che si abbassa? Oh no. Non mi dite che fanno esperimenti strani sotto l'asilo. Oh, perfetto. C'è un ascensore che mi porta sotto l'asilo. Questo non promette decisamente bene. Poi di color rosso, mezzo smazzucato e distrutto. Oh no. Che faccio? Ci salgo a bordo? Aspetta che non volo di sotto come un povero pirla. C'è una porta che non sono riuscito ad aprire, tuttavia. Drone, tu mi segui, vero? Sei il mio unico amico. Perché è tutto mezzo distrutto e smazzucato, però? Questo è sangue? O è ruggine? Oh, la musica non promette bene. Decisamente la musica non promette bene. Buon salve! Non ti spegnere all'improvviso, Teo. M'incocchio! Porca la miseria! Ok, non va bene. Vabbè, non è che mi rutti dall'oscurità, però, così senza il benché minimo rispetto. Vedo qualcosa che si muove, no. Che succede? Oh. No, no, era dietro. Porca miseriaccia. Aiuto? Un aiutino veloce? Oh mio Dio. Sì, tu le verdure le hai mangiate tutte? Soprattutto gli spinaci, direi. No. E il bastardo mi ha tirato giù così. Oh, ah, sì, sono proprio precipitato, è esploso tutto. Neanche Michael Bay, porca la miseria. Presumo che sia la fine del primo capitolo? Sì, perché pesava 500 megabyte, non era poi così corposo, era più un prologo o una demo. Grazie per aver giocato, c'è il sequel e tutte cose. Sì, ok, non è male. Abbiamo eliminato solo il primo bastardo, il dodo lì, quindi sono già soddisfatto come ex giocatore di Ark. Ho paura di scoprire... Ah, ok, sappiamo chi è il prossimo probabilmente. Non ne sono sicuro. Lui potrebbe essere il boss finale, ovviamente. Cosa hanno fatto qua sotto però, dai! Ok, siccome è stata un'avventura molto breve, mi sono detto, ma proviamoci anche il capitolo 2 che casomai finiremo nel prossimo episodio. Aspetta, stanno già lavorando al capitolo 3. Aiuto, datemi 5 secondi che ci gioco! Ok, quindi riprendiamo esattamente da dove abbiamo interrotto 30 secondi fa. Mi domando se sono sopravvissuto alla caduta. Ancora una volta la storia dell'orologio, quindi sapete già, ci sono i genitori che cercano un bambino, bla bla bla, il tempo è importante. Cosa sta accadendo? Buon salve. Per nulla inquietante tutto ciò, Questa volta sono sparito io, è abbastanza ovvio. Dove sono? Beh, siamo in fondo al buco. Sì, a quanto pare sono precipitato come potete... Oh, porca la miseria! Come potete notare... Vabbè, l'ho involontariamente ammazzato? Ma mi prendi in giro? Vabbè. Ma quanto sei scemo? Beh, di sicuro lui aveva trucidato più di qualcuno, cioè il pugno insanguinato male. Allora, abbiamo recuperato una tesserina, spero di avere ancora tutte le tessere precedenti. E il telecomando.
Oh no, non funziona. Sto premendo tasto destro, ma il drone non ritorna da me. Signore! Ma che sfiga però, eh? Ma porca c'è la miseriaccia. E io che pensavo di doverli affrontare tutti. Allora, vediamo di uscire da sta stanza prima che si rialzi all'improvviso. Sperando che non si rialzi. Buongiorno! Sono un tenero e docile bambino che si è perso, ma pop una cifra. Ok, quindi cosa c'è sotto l'asilo? La risposta è un altro asilo. Sì, dove facciamo probabilmente gli esperimenti. Mi aspetto sempre che si rialzi all'improvviso. No, 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 è bello che è morto. Oh, porcaccia. Oh, no. No, 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 no. Aspetta un secondo. Mi stai dicendo che sotto l'asilo c'è un'intera interminabile serie di asili? Oh, mio Dio. Quindi... qui facevano gli esperimenti. Allora, aspetta un secondo che recupero un pezzo di carta. Sì, alla fine è successo. Tutto quello che abbiamo fatto alla fine è tornato a mettercela in quel posto. Sono tutti spariti. E i sussurri dall'abisso stanno diventando sempre più forti. Penso addirittura di aver visto una faccia o due che mi guardavano dall'abisso. Ci hanno detto che tutto quello che viene buttato nell'abisso muore, ma sembra proprio che siamo stati ingannati. Se stai leggendo questo, ascolta il mio avviso e vattene. Qualunque cosa ci sia qui dentro deve essere dimenticata e cancellata dalla storia. Avrei voluto saperlo prima, onestamente. Abbiamo la tazzarina rosa. Allora, da quella parte c'è il settore medico, il settore dei test... e non lo so nemmeno io. Allora, proviamo ad attivare il tutto. Vediamo un po'. Buongiorno. Ah, grazie. Mi serviva effettivamente una piattaformina. Presumo che non tutte le zone siano ancora disponibili. A posto. Ok, si sono accese anche le lucine. Provo a dare un'occhiata se posso entrare nella zona dei test. Ma probabilmente... no. Mi serve una tesserina? Sì, altrimenti non possiamo entrare. Buongiorno. Riesco a vedere attraverso. Allora, ma che roba, ma chi si è inventato sta boiata? Aspetta, 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 provo. Che ho fatto? Ah, probabilmente serve a far ruotare la piattaforma qualora non sia orientata correttamente. Ma posso farla girare? Sì, in effetti si sta spostando. Ho capito cosa hanno fatto con le texture, ma ti intrippa male il cervello. Ok, vediamo un po' se possiamo andare da questa parte. No, sembra che l'accesso sia bloccato. Anche di qua. Dovrebbe essere un capitolo un po' più lungo, visto che stavolta è peraltro a pagamento. Volevano il mio vile sporco denaro. Ok, come dicevo, orientiamo la piattaformina verso destra. Aspetta che non volo male di sotto, che non ci voglio dire incarnarmi. Il settore delle comunicazioni. Presumo comms voglia dire comunicazioni. Oh no, il ragno è reale. Oh, perfetto. Cos'è, qualcuno ha provato a rifugiarsi qua dietro? Dove sono finiti i dipendenti? Beh, direi che hanno fatto la fine che si meritavano. C'è sempre un ascensore verso il successo, ma le scale ti permettono di fare un ottimo esercizio. Wow, che fortuna. Dannazione, sono tutti disattivati? Lo ragno reale sta arrivando. Che culo. Vediamo un po' se così facendo. Sì, si è attivato il tastierino numerico. Aspetta, se un ragno può arrivare dall'alto? No, preferivo non saperlo. E apriti, sesamo. Come Bam Bam Kindergarten. Io dove sono stato fino adesso, allora? Non pensare che non ti ho visto. Vieni qua. Vieni qua a dirmi queste cose. Dove... porca la miseria. Non mi sono cagato minimamente in mano. Ok, perché mi sono girato? Adesso sono ancora più in qui. L'ho visto. L'ho visto. Ci sono i droni. Piccoli adorabili droni. Me ne date uno? Anche il martello, ma non lo posso utilizzare purtroppo. Ok, sembra che siamo nella lobby. E... oddio, non mi dire che ci sono nuove creature. Adesso c'è anche il ragno e la rana. Che succede? Buongiorno. Hey, chi è? You there. Salve. I can see you on the camera. Sono contento per te, Ciccio. I'm so happy to see you. I need your help with something. Wait, can you even hear me? Hello? Salve, l'accento, sì? Listen, if you can hear what I'm saying, wave at any camera. Ah, ok, devo scacciare il telecomando e lui mi dovrebbe notare. Oh, thank God. I'm so glad you're here. I thought this was the end. I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. It needs a light blue key card to open, but I don't have it. I know why you're here and I can help you, but you've got to get me out of here. If I recall correctly, only maintenance workers held the light blue key card. So you're gonna have to go down to the maintenance room and look there. The door there is probably locked as well, and I can't open it from here, but I do have control over the break room door. Here, I open it for you. See if you can find anything useful in there. Ok, grazie. Abbiamo un'altra porta qui. Ci sono porte letteralmente dovunque. Perché non la posso aprire? Ah, perché serve quella azzurra, santo daltonismo. Aspetta che ho trovato un altro documento. Caso numero 6, genoma umano,
Givanium, noto più come il diavolo. Oh, oh mio Dio, ma è tipo SCP all'improvviso, sta diventando veramente una cosa del genere. Quindi fatemi capire bene, hanno provato a unire il genoma umano con quello di qualche strana creatura, non so di quale universo, via dicendo. E sembra che la creatura stessa non riesca a riconoscersi come un non umano. Ok, se provi a farglielo capire, il caso 6, il soggetto numero 6, reagisce con confusione. Anche le pareti riflettenti sembrano non produrre alcun effetto, perché il soggetto numero 6 si riconosce ancora una volta, cioè si vede solo come un essere umano. Ok, presumo che lo incontreremo. No, non lo volevo sapere. Ok, va bene, sto provando a vedere se c'erano cose extra. Oh! E la stanza che abbiamo visto nella intro è una mia impressione. Oh, la torta non è una menzogna. Oddio, adesso c'è una voglia incredibile di torta, santa miseria. Allora, vediamo un po'. Cos'è questo? Ah, ma era l'antenna! Non mi ero accorto che gli mancasse l'antenna. Un vecchio amico si sta aspettando nella lobby. Qui invece abbiamo l'allarme in caso di emergenza. Buono a sapersi. Premi il tasto sinistro. Sì, sì, so come funziona. Drone! Ciao, mi eri mancato. Allora, vedi, mettiti subito al lavoro e fammi ad attivare gli interruttori. Io intanto do la classica occhiata in giro. Ciccio, devi sbattere sui pulsanti, non è un concetto difficile, è la tua unica utilità? E tutto questo cosa ha fatto? Ah, dica! Mamma mia, mi sembra di essere al supermercato. Giorgio in cassa 4? Giorgio in cassa 4. I lost mine a couple weeks ago. Maintenance workers used them for all sorts of things, like reaching high places and grabbing things that fell into the abyss and sometimes even comfort. It's good that you have one. It might be useful in our little conundrum. Take a look around and see if you can figure out how to get into the maintenance room. I'm unsure if it can be of much help, but wave at the cameras if you need my insight. Ok, grazie Ciccio. Allora, ora che abbiamo il drone, forse posso anche sfondare cose? Mi dicono peraltro che il drone può essere personalizzato interagendo con i banchi. Cioè, vado qui e clicco. Ah, posso cambiare il colore? So, mettergli il cappello da cowboy. Ok, vediamo un po' cosa ho combinato. Ma non è cambiato nulla! O forse sono io che non riesco a vederlo? Ah, no, no, ha funzionato, come non detto! C'ha un mini cappello da cowboy. Una funzionalità di cui si sentiva veramente il bisogno. Allora, continuiamo a dare un'occhiata in giro, ma soprattutto proviamo anche a sfondare le pareti così senza il benché minimo rispetto. Oh, oh, queste non le puoi sfondare! No! A quanto pare sono stati più furbi da queste parti. Ok, devo aver attivato qualcosa? Ma non so cosa, perché questi ancora non funzionano, perché richiedono la tesserina azzurra. Allora, stavo dando un'occhiata alla parete e mi sono accorto che c'è un sistema di punteggi. 3, 4, forse dobbiamo attivarli in ordine? E io come faccio a sapere quale impiegato si sedeva dove? Forse... Ah, è in ordine, quindi questo è il 3? Ok, poi quindi quello qua in fondo dovrebbe essere il 4? Ah, tutto molto interessante. Poi abbiamo un 6 e un 7, quindi vuol dire che il 6 dovrebbe essere questo. Ok, e il 7 dovrebbe trovarsi a questa scrivania. Perfetto, siamo a metà. Abbiamo un 9 e un 10, quindi dobbiamo attivare questa. Poi quest'altra, non avete idea di quanto tempo sono rimasto bloccato in questa stanza. E poi abbiamo il 12 ed il 22, ergo... Beh, non far cavolate, non cannarla proprio adesso che ti picchio male. 12 e... 22. Oh, ci è voluto decisamente troppo tempo e abbiamo ottenuto una tesserina verde, che credo sia verde, santo daltonismo. Ok, dimmi che posso entrare qui. Ottimo. Fatemi passare, porco cane. Oh mio Dio, come si chiama il ragnetto? Nub Nub, che bella cosa. Ad ogni modo, Nub Nub ci dice, va bene non avere alcun amico, essere triste come me. Ma anche no! Ok, abbiamo anche lo sceriffo Ranocchio. Tratta gli altri come vorresti essere trattato tu stesso, con rispetto. Oh, ogni tanto qualche messaggio positivo. E poi abbiamo Celine la lenta, la lumaca, che ci dice potrò anche essere lenta, ma sono veloce ad aiutare quelli che hanno bisogno d'aiuto. Son contento per te. La cosa inquietante è che il ragno esiste. E il telone c'ha grossi problemi con i ragni. Oddio, stiamo per affrontare il ragno, vero? Oh. Guarda a caso proprio il soffitto è la parte più scura. Perché mettere delle freccine? Perché probabilmente salterà la luce, razza di idiota. E dovrai scappare. Ok, la blu mi dice di andare da quella parte. Ed è giusto. C'è anche una scritta laggiù che non ho letto. Si prega di portare una torcia con sé in ogni momento. Oh, porca la miseria. Lavorare in gruppi non inferiori a due. Oh,
Sto già violando una serie di regole molto importanti. In caso tu dovessi affrontare il ragno, si prega di fare più rumore possibile fin tanto che non arriva qualcuno a darti una mano. Oh, porca cane. Oh, porco cane. Ok, ok, ricordati la posizione delle frecce. Vabbè, ma perché questa mi dice di andare di qua se l'uscita è di là? Oh, le frecce mentono. Perfetto, le frecce mentono se ne sentiva proprio il bisogno. Ok, non seguire le frecce viola. Segui solamente le frecce blu. Ogni volta che vedi una freccia viola, vai in direzione opposta. Chi è che ha creato sto percorso angosciante? Ragno? Ok, ragno ancora non c'è. Ah, guarda, te lo dicono anche loro. Ma dimmi te, io ero lì che cerco di scervellarmi e la soluzione te l'hanno già fornita. Ho trovato anche una cassetta che posso vedere di portarmi via. Ed inoltre ci dicono, ricordati di proteggere sempre te stesso. Indossa il cappello, insomma, quello da operaio, e la veste, quella super mega luminosa e sparluccicosa. Ragno? Ragno sei qua dentro, vero? Ho la vaga impressione che sto per liberare il maledettissimo ragno. Dio mio, perché deve essere sempre uno stracocchio di ragno? Spavento. Mi dicono che il vetro giallo può essere distrutto, tuttavia i giocattoli non possono puntarlo direttamente. Vabbè, una cavolata. Ciao Ciccio, che piacere rivederti. Allora, tu cominci ad attivarmi gli interruttori. Però aspetta, questa porta non sembra essere una di quelle che si apre. Quindi, allora, dobbiamo puntarlo qui. Perfetto. E poi, semplicemente, aspettiamo che sbatta e clicco più o meno dietro. Vediamo un po'. Sfonda il vetro. Senza il benché minimo rispetto. Vai, Ciccio. E sboinchete. Ottimo. Ora, ritornami da questa parte e attiviamo anche l'ultimo interruttore. Ah, ok, si è aperta la porta? No, si è aperta la porta sotto. Sento rumori orribili. No, ragazzi, vi giuro, ho sentito un rumore veramente inquietante. Boh. Oddio! Complimenti a chi l'ha messa in questo modo. Bastardi maledetti. Buongiorno. Bu. Bu in che senso? Che vuol dire bu? Oddio mio. Ok, prendi qualunque cosa ci sia qua dentro. Porca la miseria. Ah, ok, c'è una tesserina. No, volevo prendere solo la tesserina. Perfetto, abbiamo la tesserina. Scappa. Dov'è? Che è sto rumore? Che è sto rumore? Ah, c'è il ragno! C'è il ragno! Ah! Ok, 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 ma è inquietantissima sta cosa. Ok, facciamo che corro e tanti saluti. Oh, questa volta cominciamo con l'O, l'altra volta era una S lunga praticamente. Da dove mi reincarnate? Ah, da prima che prendessi la tessera. Ok, facciamo che stavolta corro e tanti saluti. Non mi giro nemmeno, non mi giro nemmeno. Lo sapevo, stiamo spegnendo le luci. Ok, blu, perfetto. Sarà esattamente sopra di me. Ok, blu da questa parte, dov'è? Ah, è tanto sopra di me! È una cifra sopra di me! Ok, direzione opposta. Vai, 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 vai. Perché deve essere un ragno? Ah, siamo così all'uscita! Siamo così all'uscita! Vai, 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 vai! Veloce, veloce! Non so quanto sia veloce lui, non lo voglio scoprire. Corri, 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 scappa, c'è Nemesis. Oh! Che è stato? Che è successo? Ho sentito tipo un'esplosione. Ma il ragno è ancora lì? Un salve? C'è qualche ragno? Ma io perché torno indietro? Ma io perché non mi faccio i cavolacci miei? Ma che cocchio? Ok. Porca miseria, sì, mi sono spaventato con l'immagine. Ah, il ragno che ti attacca da sopra, no, è bastardo. Allora, come dicevamo, abbiamo trovato una nuova tesserina che... Boh, forse mi permetterà di aprire questa? No, era azzurrina, ora che ci penso bene. Apriti, sesamo. Ok, sembra una stanza relativamente tranquilla, ma neanche troppo. Aspetta che non mi spunti qualcosa degli... gli scatoloni, sembra tutto a posto. Allora, abbiamo un nuovo documento. Se riesci a leggerlo abbastanza velocemente, potrei riuscire a fuggire. Che è successo? Qualcosa mi ha attaccato alle spalle? Che è successo? Chi è che mi ha percosso? Oh, il signor Bamban! Oh no. Ah, quindi non era un impiegato? Oh, come on. I didn't hit you that hard. Or maybe I did. Either way, it's best you take a nap while I prepare for our little surgery. Vabbè, mi dovete operare? No, 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 no. La possiamo risolvere civilmente, non c'è bisogno della chirurgia. Ho capito che sono brutto, ma vabbè, dai, Ciccio, mi metto una maschera. E fu così che nacque The Long Gamer. Parabam, parabam. Oh, no. Ciao, drone. Fai ciao ciao con l'elica, se mi senti. Dove sono? Oh, già, a giudicare dal lettino ospedaliero direi che... Sì, ci hanno operato, figlioli. Ci hanno operato, ma proprio una cifra. Ok, non avevo un corpo neanche prima. Tutte le tue tessere sono state portate via. Che culo! Che grande immane!
botta di chiurlo? Signori, direi che per questo primo episodio ci possiamo fermare qua. Sono curioso di scoprire cos'altro ci attenderà in questo Garden of Banban. Ma che bella cosa, che bei nomi e quanta pucciosità e gioia all'interno di questo gioco. Devo dire, più terrificante del previsto, quantomeno molto ma molto inquietante. Dicevo, nei commenti, senza spoiler, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, o stanotte quando state dormendo, quel ragno che abbiamo visto prima te ve magna la faccia, e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!